reagiscono? Dunque, il discorso è questo, basta guardare tutti i banchetti che sono in questa piazza per rendersi conto che ognuno di loro appartiene ai rioni. A differenza della sagra non ci sono rioni, ma... Esatto, è tutto il paese, però se ognuno di loro potesse dire qualcosa, per esempio Ilaria è rappresentata da chi fa le frittelle, frigge le frittelle, oppure il centro è rappresentato, ogni rione porta un suo banchetto, però senza nessun tipo di distinzione. La coccarda ce l'abbiamo noi perché rappresentiamo i presidenti, però come puoi vedere nessuno ha i colori dei propri rioni, perché oggi ci sono i pagamenti. La domanda è tu puoi fare, perché se saputo che abbiamo avuto quelle visite, certo. Sì, infatti il giorno del Palio ci sono stati i rappresentanti, addirittura il presidente della LAV che è venuto a registrare, filmare quello che succedeva alle rane. Noi abbiamo partecipato sia alla visita pre-corsa e post-corsa e possiamo dire che erano tutte vive e vive. Esatto. Poi ci ha fatto piacere però vedere Paganico uscire dalla Toscana e sentirlo nominare a studio aperto, addirittura un Paganico paese del Grossetano. Quindi siamo diventati famosi grazie alle nostre rane che tutto l'estate non fanno altro che gracidare contente nell'ombrone. E non stressate. No, noi pensiamo di no, perlomeno la rana che gracida dovrebbe essere contenta, non stressata. Comunque anche i miei colleghi penso che siano d'accordo con me che è un palio da poter continuare. E che dici, Leonardo? Sì. È una tradizione storica che deve continuare con tutti il rispetto delle normative sulle rane, sugli animali, rispetto del regolamento. Il palio quest'anno per il mio rione è andato meglio che mai, abbiamo vinto il 10° palio, stiamo organizzando i festeggiamenti e non so gli altri rioni come hanno reagito a questa vittoria. I rioni diciamo amici, si fa per dire, e quelli nemici. Di regola il nemico sempre numero uno è stato il centro. Il centro, anche quest'anno, non abbiamo vinto il nostro palio, siamo arrivati secondi. E quindi noi siamo... ci riproveremo sicuramente il prossimo anno. Senz'altro. Comunque, devo dire che anche il rapporto che si respira tra i rioni è un rapporto di totale, diciamo, collaborazione. C'è una rivalità della domenica e basta. Sì. È una rivalità goliardica. Esatto, sì. Non c'è niente di cattivo. Assolutamente no. Questo è da dire veramente. E questo te lo dimostra anche il mercatino di oggi. Ognuno compra, va dove vuole senza problemi, ma questo succede sempre a Padania.